Edizione numero 17 della Supercoppa Italiana, 21 agosto 2004, di fronte Milan e Lazio. Amici di Milan TV, un saluto da Maurizio Ferrari e benvenuti in questo tuffo nella storia che ci permette di andare a rivedere le formazioni che hanno vinto il Milan il campionato 2003-2004 e la Lazio invece vincitrice dell'analoga edizione per quello che riguarda la storia della Coppa Italia. Squadre che si affrontano allo stadio di San Siro, sede cambiata. All'origine doveva essere Tripoli la sede della Supercoppa Italiana, poi per motivi di sicurezza si è scelto di rimanere in Italia, di giocare a San Siro, di fatto nella casa del Milan, dove sono presenti circa 33.000 spettatori, di cui 2.000 sostenitori della Lazio, la curva rossonera pronta ad accogliere i suoi beniamini, con una formazione che si presenta ai nastri di partenza di questa sfida, vogliosa di ricercare un titolo che manca da diverse stagioni, dal 1993-94, nonostante il Milan abbia partecipato a ben 8 edizioni di questa manifestazione, vincendo le prime 4 e poi invece perdendo le successive 4 finali. Squadre che fanno il loro ingresso in campo, e allora andiamo a leggere le formazioni scelte da Carletto Ancelotti e da Mimmo Caso per il duello che apre la nuova annata Milan, che vuole confermarsi sugli ottimi livelli della Serie A 2003-2004, campione con 82 punti in 34 giornate, più 11 sulla Roma, più 13 sulla Juventus, più 23 sull'Inter, 24 i gol di Shevchenko, 12 quelli di Thomason, che sono la coppia offensiva di questa sera, con il Milan che si schiera nella tradizionale divisa rossonera e la Lazio che risponde invece con l'altrettanto tipica divisa biancazzurra. Dirigerà l'incontro Pierluigi Collina, squadre che salutano il pubblico di San Siro a corso nonostante il classico momento estivo per la Supercoppa Italiana di questi tempi, 21 agosto, ma il pubblico è già caldo per l'inizio delle nuove ostilità di calcio. Milan che si andrà a schierare con il 4-3-1-2, dovrà fare a meno Ancelotti di alcuni pezzi importanti della sua rosa, come Pirlo, come Inzaghi. Eccola qui la formazione con Dida tra i pali, Cafu, Nesta, Stam e Maldini. Stam al debutto ufficiale, proprio ex della Lazio, Gattuso, Rui Costa e Ambrosini a centrocampo, Kakà alle spalle di Shevchenko e di Jon Dahl Tomasson. Foto di rito per il Milan, eccoli qui anche i sostenitori della Lazio con il 4-5-1/4-2-3-1 scelto da Domenico Caso, che in porta mette Peruzzi, poi difesa a 4 con Oddo, Negro, Couto e il nuovo acquisto Lopez, Daboe, Gianni Chedda davanti a difesa, Zauri, Liverani e Cesar alle spalle di Muzzi. I due capitani, Maldini e Negro, a scambiarsi gagliardetti e le strette di mano anche con la terna arbitrale comandata da Collina. È tutto pronto con la Supercoppa che fa sfoggio a centrocampo, sarà l'oggetto prezioso da ricercare questa sera. Striscioni dedicati anche a Paolo Di Canio, uno dei tanti ex di questa sfida, giocato nel Milan dal 94-96 e torna in Italia dopo 8 stagioni in Inghilterra, torna con la maglia della Lazio, anche se parte dalla panchina. Eccole qui le panchine a disposizione dei due tecnici, parte dalla panchina in virtù proprio di uno schieramento un pochettino più accorto da parte di Domenico Caso, formazione in netta trasformazione quella della Lazio dopo i problemi economici che hanno costretto a cedere anche i due eroi della finale di Coppa Italia 2003-2004 contro la Juventus, Fiore e Corradi, passati al Valencia anche per sanare il debito relativo a Gaizka Mendieta. Inquadrato Caso, squadre che si sono andate a disporre la concentrazione, anche gli ultimi check da parte di Pierluigi Collina, darà il calcio d'avvio all'incontro il Milan tra pochissimi istanti per questa
17esima edizione della Supercoppa Italiana. Paolo Di Canio a dare un'occhiata con la canotta in virtù del caldo milanese in questo 21 agosto 2004. È tutto pronto a San Siro per l'inizio di Milan-Lazio, il primo duello per la stagione 2004-2005. Calcio d'avvio battuto dal Milan con Rui Costa, che questa sera dovrà andare in cabina di regia per sostituire Pirlo, che partecipa all'Olimpiade 2004, che si concluderà per la spedizione azzurra con un prezioso terzo posto. Primi fraseggi con Gattuso che duella, poi Rui Costa a mettere ordine. Sarà interessante vedere anche il debutto della coppia Nesta Stam, così come l'ha chiamata Carletto Ancelotti. Giocatore Stam che ha fatto molto bene alla Lazio nella sua parentesi dal 2001 al 2004. Anche Nesta, un grande passato in biancazzurro. Subito il primo lancio per Shevchenko, approfitta della sovrapposizione di Cafu. Giocate di Cafu, per lui sempre un derby questo con la Lazio. Perde il primo duello, si ripartirà con una rimessa dal fondo che batterà Peruzzi, con i primi cori anche da parte del pubblico del Milan, che vuole essere l'arma in più in questa Supercoppa Italiana. Subito l'attenzione da parte di Carletto Ancelotti. Sarà importante per il Milan andare subito, dare fastidio, dare pressione alla Lazio, anche per minare alcune certezze di una formazione che peraltro è anche una squadra un po' obbligata, considerando che in panchina ci sono molti giovani. Gattuso allargato per Cafu, alza la testa il pendolino, poi scarica di nuovo per Gattuso, mette in mezzo, pallone allontanato in rimessa laterale da Negro. Shevchenko che si muove, tocco per Kakà, si gira il brasiliano ma viene fermato. Tenta ripartenza la Lazio con la prima discesa di Zauri, ben controllato da Stam e Maldini, che questa sera torna nella catena di sinistra, quella che ha battuto spesso. Chiaramente anche con l'arrivo di Stam ci sono più soluzioni al centro della difesa. Cafu aspetta il movimento dei compagni, poi all'indietro per Gattuso, cambia il fronte dove c'è Paolo Maldini. In avanti il capitano, aveva tentato il velo Shevchenko, era una buona idea per favorire Jøndal Tomasson, coppia che ha funzionato veramente bene nella edizione precedente della Serie A. Sono stati 36 i gol condivisi nel campionato 2003-2004, veramente score importanti, considerando anche l'assenza per tanti problemi fisici per lunghi tratti della stagione di Pippo Inzaghi. Allontana il Milan la minaccia, Cafu perfeziona il disimpegno, anche se solo per un istante, perché la Lazio prova a premere con la discesa di Oscar Lopez, un altro dei volti nuovi della formazione biancoceleste. Insiste la Lazio, arriva però anche con vigore Cafu, che sposta Muzzi, che si lamenta per il contrasto con la spalla particolarmente energico. Insiste ancora la Lazio, ancora buon vigore. C'è subito voglia di mettersi in mostra. Attenzione a questa discesa, la chiusura puntuale da parte di Paolo Maldini sull'inserimento di Zauri, e Maldini subito che ringhia per dire la sua retroguardia e stare attenti. Scivolata in diagonale difensiva perfetta del capitano, sguardo subito concentrato, così come anche attento è Nelson Dida, che chiede ai suoi subito di disporsi bene. Parte il traversone allontanato e rimessa laterale a favore della Lazio, che prova a dare continuità alla sua fase di spinta, la risposta rispetto all'avvio di partita. Inquadratura per Cesar, uno dei
gioielli di questa Lazio, si dice anche in orbita mercato di questi tempi. Gioca la Lazio con Liverani, allontana il Milan che può uscire dalla sua fase difensiva, lo fa bene con questo pallone ricamato da Maldini, lanciato per Shevchenko che viene anticipato. Oddo, che sarà protagonista nel Milan più avanti nel corso della storia rossonera, in particolare con anche la titolarità nella finale di Atene 2007. Ma questa è un'altra parte della storia. Cafu in avanti per Gattuso, lungo lancio di Gattuso che voleva premiare lo scatto in avanti, poi ancora Gattuso a recuperare palla con anche un parastinco in mano, deve chiaramente rimetterlo a posto, è questo che chiede Collina con il suo fischietto prima della ripresa del gioco con le mani da parte di Cafu. Kakà arretrato da trequartista per aiutare la fase di costruzione, sale Maldini e si accentra, pallone di ritorno per gli attaccanti che non arriva, poi Ambrosini che non riesce ad addomesticare la sfera. Cesar, pallone tra le linee per Liverani e Muzzi, alla fine lo scippa Nesta, duello con Liverani, Nesta fa carambolare il pallone sui piedi di Liverani, guadagna la ripresa del gioco con le mani, Lazio che però prova in questo avvio di partita a mantenersi alta come baricentro. Dida, corto per Japstam, scarico corto per Rui Costa che viene incontro, lancio lungo e profondo, anche preciso però fermato Shevchenko. Liverani, può salire Oddo, la corsa, il duello, arriva anche il fischio da parte di Collina, erano andati in due a contrasto e Ambrosini, la carica di Ambrosini è stata giudicata fallosa, lo sguardo concentrato di Domenico Caso che vuole vedere importanti indicazioni da parte dei suoi in questa fase di trasformazione della sua Lazio. Peruzzi sposta il pallone in attesa del rinvio, i due attaccanti rossoneri lo lasciano fare, rilancio lungo dove prova a staccare e arriva anche il fallo da parte della Lazio, inquadratura anche per Carlo Ancelotti che sta seguendo con una certa attenzione senza proferire parola i movimenti dei suoi. Gattuso corto per Kakà, scambio tra i due, movimento da parte di Rui Costa, sposta il pallone Gattuso, Ambrosini in avanti per Kakà che può girarsi e concludere con il sinistro murato. Maldini sposta palla sul destro, cross in mezzo, allontanato dalla Lazio, poi ancora Maldini, quasi duella anche con Collina che deve stringere pure le braccia per rimpicciolirsi il più possibile. Oddo con Thomason che lo pressa, Oddo bene in questa fase a uscire dalla Lazio per mettere lo sviluppo offensivo con Cesar, ringhia su di lui anche in fase difensiva Kakà, molto bene l'aiuto anche del tre quarti verde oro. Poi per poco il Milan non riesce a portare via palla con Shevchenko in pressione su Dabo. Couto per Oddo, cercano di muoversi centrocampisti della Lazio per supportare l'unica punta Roberto Muzzi. Lopez in profondità subito di prima, arriva il fischio di Collina, il fallo questa volta è per il Milan. Cafu profondo a cercare Thomason, pallone di ritorno per il pendolino che può mettere il cross, allontanato con la testa, mette ordine Dabo,
si ritorna a macinare la corsia di destra con Massimodo che passa la linea di metà campo, scava il pallone a favore di Liverani. Cesar, finta di cross, ancora Cesar, duello prolungato con Gattuso, arriva anche Cafu all'indietro per Dabo che prova la conclusione, facile la presa di Dida sul primo palo e Nelson che ha già servito i compagni per ripartire il più velocemente possibile. Dabo ha spostato palla sul destro, ha calciato un po' dritto per dritto senza particolare precisione né potenza. Adesso Shevchenko che si libera, anche lui prova la conclusione sul fondo, ha alzato la testa, ha visto un po' di spazio, non ha colpito bene però il pallone. Andriy Shevchenko a caccia dei primi gol stagionale per dimostrare che il bomber, che il capocannoniere del campionato italiano è già caldo per i nastri di partenza anche di della Serie A dopo questa Supercoppa italiana. Gattuso, stop di petto di Shevchenko per Kakà, Rui Costa, Maldini chiama palla Rui Costa, invece Maldini sceglie di lavorarla ancora un attimo prima di servire il portoghese. Poi Gattuso, Ambrosini, non c'è fallo, qualche piccola lamentela da parte di Ambrosini. E poi pallone spazzato, alzato con un campanile che legge bene Stam, il colpo di testa che quasi andava a favorire direttamente Thomason all'arrivata, anche per il contrasto di un dolorante negro dalle parti di Peruzzi. Oddo in avanti, palla pericolosa scippata dal Milan, tunnel da parte di Rui Costa, si scalda il pubblico, Kakà finta la conclusione, poi pallone che si spegne, però prima giocata sopraffina da parte di Manuel Rui Costa con un gran tunnel del portoghese, dimostra di essere assolutamente a suo agio in questa posizione di regista che abitualmente è materia di Andrea Pirlo. Ancora Shevchenko, sovrapposizione di Cafu, Shevchenko in mezzo, poteva diventare buona per Kakà, invece libera la Lazio. Oddo, arriva l'anticipo di Maldini, duello tra i due, Maldini lo vince anche con un po' di fisico, si lamenta Oddo, palla in mezzo per Shevchenko che lo difende, arriva Maldini, il tiro, la traversa piena e poi la Lazio che si salva in qualche modo in calcio d'angolo. Prima occasione clamorosa per il Milan con Maldini che si rammarica, poteva essere suo il primo gol della serata dopo un'azione insistita. La conclusione di Mancino e la palla che rimbalza sulla parte bassa della traversa e poi va fuori. Ci ripensa il capitano mentre parte il traversone da corner, addomesticato nuovamente da Paolo che mette in mezzo, prova a staccare Ambrosini, la recupera nuovamente Gattuso, Kakà, cross in mezzo, Lazio in affanno, Milan che cerca di andare sulle ali della più grande occasione dell'incontro. Cafu si allunga troppo il pallone e allora ripartono invece i biancocelesti, buon recupero da parte di Liverani che adesso è defilato a sinistra, si muove Muzzi, Liverani voleva Cesare, invece ha trovato sulla sua strada Rui Costa, lancio profondo a cercare Shevchenko, poi Thomason, placcaggio di Gianni Chedda. Sembrava un'azione di football e qui invece la clamorosa traversa di Paolo Maldini, poi Jøndal Thomason non è riuscito ad arrivare per primo all'appuntamento con il rimpallo della trasversale, occasione gigantesca per il Milan per passare in vantaggio. Cafu, Rui Costa, si è allargato Gattuso sulla destra, torna da Cafu, Rui Costa fa salire Japstam, scende Maldini, sposta palla sul destro, Maldini il cross e anticipo di Negro su Shevchenko, Negro che rimane anche contuso a terra e quindi Collina è costretto
a fermare il gioco, ma davvero in palla Paolo Maldini, che dimostra subito di essere pronto per gli impegni ufficiali del Milan. Caduto probabilmente male Negro, che adesso si è rialzato, non sembra comunque essere nulla di grave per il capitano della formazione di Mimmo Caso. Necessario comunque l'intervento dei sanitari. Adesso Collina che andrà a scodellare il pallone. Quando abbiamo superato da pochi secondi il quarto d'ora, punteggio di 0-0. Un'occasione grandissima per il Milan di portarsi avanti con il suo capitano Paolo Maldini. Adesso piccola fase di incomprensione nella restituzione della palla, che comunque Milan giostra all'indietro proprio per evitare qualsiasi tipo di problematica e di polemica soprattutto. Shevchenko contrastato da Oscar Lopez e rimessa laterale in chiave offensiva per il Milan con Cafu. Rui Costa per Gattuso, che ha un controllo infelice. Ancelotti che ci ripensa un attimo insieme al suo fidato vice, compagno anche di tante battaglie in rossonero. Stacca Cafu ad anticipare Muzzi, guadagna metri la Lazio con una nuova touche. Se ne incarica ancora l'ex Barcellona, sponda di testa di Liverani che va anche giù. Si scusa Rui Costa, si prosegue con il cross di Oscar Lopez, il colpo di testa abbastanza vano da parte di Muzzi, che non poteva di certo né diventare un tiro né un assist, visto che non c'erano compagni da quelle parti. Rui Costa per Stam, va da Nelson Dida, sposta palla con la Suola, sceglie Sandro Nesta, si fa incontro Gattuso. Rui Costa alza la testa, consueti lanci precisissimi del portoghese, cross di Shevchenko, allontana tutto Fernando Couto, sempre sapiente la lettura, le presidenze vicine di Milan e Lazio a seguire con enorme concentrazione il primo trofeo in palio per la nuova stagione. Occasione da corner per i rossoneri, salgono le torri e che torri, parte il traversone, colpisce proprio Stam in una delle sue prime proiezioni offensive. 32enne difensore Jakob Jaap Stam ha cercato proprio di trafiggere la sua ex squadra al primo appuntamento ufficiale. Pippo Inzaghi, purtroppo soltanto in camicia, che segue l'incontro in attesa di recuperare dall'infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori dai giochi da questa edizione 2004 della Supercoppa Italiana, la 17esima complessiva, la prima storica Supercoppa Italiana l'aveva proprio vinta il Milan, che vuole confermare una tradizione abbastanza abituale con le finali, ma soprattutto vuole andare a vincere per la quinta volta questa coppa. Lascia scorrere Shevchenko, che si lamenta anche per una sbracciata avversaria, aveva fatto il velo per Jon Dahl Tomasson, pallone che non è filtrato. Milan che prova a rimanere in pressione offensiva, costringe la Lazio all'errore gratuito. Stam corto per Rui Costa, avanza da solo il numero 10 Maldini. Rui Costa, Kakà, Nesta, avanza Sandro, Maldini per Ambrosini. Nesta viene incontro Gattuso,
per favorire anche la discesa di Cafu, prontamente servito. Di nuovo Gattuso sventaglia, ma sbaglia la misura del passaggio per Maldini, e dunque Lazio che può nuovamente far giro palla. Impreciso, arriva anche Shevchenko ad aiutare, scambio con Gattuso, Shevchenko ancora in copertura della palla, fa cadere a terra Dabo, poi prova a mettere il cross e spazza via la Lazio sull'iniziativa dell'ucraino, ma recupera Nesta molto attento, cross in mezzo allontanato, ma il Milan sta crescendo di tono e di pericolosità. Rui Costa, pallone che finisce tra i piedi di Kakà, qui due dribbling tentati non andati a buon fine con la Lazio che poi sparacchia via il pallone con il colpo di testa di Stam a pulire, a permettere ai suoi compagni di andarsi a ridisporre bene nella metà campo per rintuzzare il tentativo di contropiede. Nesta con eleganza dalle parti di Gattuso che si sovrappone toccando per Cafu, palla di ritorno per Rino, un lancio a cambiare ancora una volta il fronte impreciso. Oddo domesticato con il petto, in avanti Stam giganteggia con il suo fisico e la sua possenza, allontanando con la testa Dabo sulla destra dove c'è Oddo che arma il cross in mezzo, Nesta in anticipo su Muzzi. È facile passare per il gioco aereo con due centrali di questa levatura, ora Stam in scivolata, pulisce Sandro Nesta, riparte il Milan, prova ad accelerare Kakà, fa guardia su di lui Dabo, arriva anche Cafu, Kakà frena, l'incedere dell'azione va da Gattuso. Rui Costa, sale il Milan, defilato Ambrosini che prova a mettere il cross, Thomasson a duello, spazza la Lazio, Stam con il ginocchio, poi fase un po' confusa, una sorta di flipper, nessuno la mette giù, lo fa Cesar per la Lazio che prova ad aprire la falcata. Ora il 10 biancoceleste che ragiona, riflette, il Milan che aspetta e poi aggredisce con Gattuso, poi finisce con il scivolare in maniera un po' poco ortodossa, ma si va avanti Cesar, velo di Muzzi per nessuno. Di nuovo Milan, Kakà favorisce Cafu, defilato Shevchenko che si sta muovendo tantissimo in queste prime battute per venire incontro, per supportare i compagni, sposta palla Rui Costa che calcia murato dalla diga biancoceleste, recupera Gattuso, ancora su Rui Costa, cross in mezzo imprendibile per le due punte che erano nel cuore dell'area, pallone sul secondo palo dove non c'era nessuna maglia rossonera. Messa laterale battuta a favore di Gianni Chedda. Cesar si rinnova il duello con Cafu, palla di ritorno per Gianni Chedda che scambia con i centrali, ora fa salire Lopez, sventagliata con il destro di Lopez e ancora una volta il cambio fronte da questa corsia non funziona, non aveva funzionato prima per il Milan, stessa cosa per la Lazio. Gattuso su Cafu, pallone in avanti per Thomasson che cerca di girare verso la porta di Peruzzi ma viene contrastato, buona l'idea di Jøndal Thomasson. Nuovo giro dalla bandierina, Milan che sta facendo
collezione di corner. Di nuovo Stam a cercare di infastidire, la Lazio allontana. 3-1 il computo dei corner. Aggancia Maldini che prova a mettere il traversone, palla che si impenna, ha cercato Kakà con una magia di tenerla viva, non ce l'ha fatta. Provato ad accelerare i tempi il capitano, non è riuscito a dare il giusto dosaggio al pallone nell'impatto. Chiede di salire Angelo Peruzzi ai suoi, anche a chi magari aveva pensato, immaginato un gioco un po' più breve, un po' più corto. Non ha voluto rischiare Peruzzi sulla pressione degli avanti rossoneri. Nesta, già scambiato con Stam. Ambrosini, Rui Costa, sempre deputata al portoghese la fase di impostazione con la sua precisione, l'apertura per Cafu, prova il sombrero su Oscar Lopez. Cafu che in qualche modo fa passare per Shevchenko, sterzata di Sheva che con il sinistro non riesce evidentemente fare quello che aveva in mente. Poi Gattuso, non perfetto, ripartenza Lazio, situazione iniziale di 2 contro 2 che però viene subito bloccata. Ora Liverani impenna di nuovo il pallone, Stam chiude molto seccamente Roberto Muzzi che si dispera perché poteva essere gestito molto meglio questo 1 contro 1. Stam è stato molto bravo evidentemente, studiato molto suo avversario, conosce bene la Lazio sicuramente Yapstam. Lancia ancora in avanti per Thomason che innesca una serie di duelli, aggancia Shevchenko ma alla fine arriva anche il fischio a bloccare tutto di Pierluigi Collina nel duello con Couto, giudicato falloso il movimento di Jondal Thomason. Giro palla difensivo della Lazio che aspetta di trovare Varchi, poi apre su Oscar Lopez che può passare la linea di metà campo e servire Liverani a duello con Nesta. Ancora una volta fermato, ma arriva anche il fischio con Nesta che non è assolutamente d'accordo, così come il pubblico di San Siro. Dunque una sorta di corner corto per la Lazio. Non sembra particolarmente convinto Sandro Nesta di questo fischio. Un uomo in barriera, Manuel Rui Costa a coprire il primo palo di Nelson Dida. Salgono le torri della Lazio. Battuta di Liverani tesa, allontanata. Arriva anche il fischio immediato da parte di Collina. Dunque nulla di fatto, fugati subito i dubbi, aveva comunque allontanato immediatamente Rino Gattuso il pallone. Punizione di fatto cancellata, pericolo mai davvero corso dal diavolo. Kakà sposta il pallone in salta a Cesar, pallone di ritorno pigro. Adesso Stam innesca un duello che vince proprio mettendo davanti il corpo il muro. Cafu, lancio per Shevchenko che lascia scorrere per Thomason. Shevchenko, ora Kakà, batti e ribatti che fa ritornare il pallone nella metà campo rossonera. Nesta, Stam, Maldini, Rui Costa, Gattuso. Lancio di Gattuso per Cafu che ha stoppato con il petto. È arrivata però anche la segnalazione di offside scattato sul filo Cafu che comunque non era riuscito ad addomesticare il pallone, però buona l'idea, buona la giocata di Cafu. Ottimo movimento a dettare il lancio, questione davvero di centimetri.
testa, colpo di testa all'indietro per Nelson Vida, molto sicuro Sandro Nesta, cenno di intesa con il portiere brasiliano Stam. Ragiona e tocca corto per Rui Costa, si fa incontro Gattuso e Rui Costa lo premia. Kakà, toccato pochi palloni nella metà campo avversaria, Kakà costretto dalle marcature ad arretrare molto il suo raggio d'azione, superata anche la mezz'ora. Ambrosini in avanti per Kakà, sforbiciata a spazzare via tutto, molto importante. Poi fischio di collina con Ancelotti, che torna onestamente in panchina, considerata gamba tesa quella di Manuel Rui Costa, punizione per la Lazio che può riavanzare il suo baricentro dopo che aveva invece abbassato la linea per rintuzzare l'attacco rossonero. Lancio in avanti, incespica sul pallone, non riesce a metterlo giù bene la Lazio, non perfetta questa idea, costretta la formazione biancoceleste a tornare dalle parti di Negro che scambia con Couto. Lancio di Oddo, interessante per Zauri, Stam però è in netto anticipo. Dida, per non rischiare nulla, calcio lungo con il sinistro, preciso nella zona di Ambrosini. Stam, Gattuso, vede il movimento di Cafu, Gattuso sceglie invece Kakà. Rui Costa far salire Maldini, uno sguardo e poi pallone per Ambrosini. Lancio di Rui Costa, anticipo su Cafu che comunque può tornare sul pallone dopo il colpo di testa rivale. Gattuso, una via di mezzo tra un tiro e un cross, quello di Rino che finisce dritto tra le braccia di Angelo Peruzzi, esperto portiere della Lazio che non si è fatto chiaramente trovare impreparato su questa situazione. Maldini vince con esperienza al duello, Stam, Rui Costa, Gattuso, ragiona Kakà, ancora uno contro uno prolungato con Gianni Chedda, poi Cafu, Gattuso e nuovamente Kakà, sempre marcato molto stretto. Kakà fa passare questo pallone per Shevchenko, Gattuso guadagna piccoli passi in Milan, poi sbaglia Rino e la Lazio esce dal guscio con Oscar Lopez, ma rinviene su di lui puntuale Cafu. Rimessa laterale proprio davanti alla panchina di Carletto Ancelotti, che sta dando disposizioni ai suoi uomini. Nesta a mettere il muro, Oscar Lopez, Liverani, traversone in mezzo, spazza via Stam con decisione. Pressione rossonera che non influisce su una Lazio che è molto attenta a gestire questo possesso di palla. Buono il lavoro da parte di Cesar su Gattuso, che poi però rinviene con decisione sul numero 10 laziale, con sua consueta grinta, la sua voglia di scippare il pallone. Bene qui Gattuso per Rui Costa, scivolata energica ma non considerata fallosa,
Poi Nesta legge subito la situazione. Gattuso per Rui Costa. Maldini. Ragiona a centrocampo il Milan. Rui Costa. Ambrosini. Maldini. Movimento di Ambrosini, pallone che arriva dal capitano, ottimo lavoro di Ambrosini, in mezzo per Shevchenko e arriva il gol del Milan con Andriy Shevchenko, grande azione sulla sinistra dei rossoneri, ottimo lavoro tra Maldini e Ambrosini e la festa del pubblico rossonero. Minuto 36 e vantaggio del Milan, servizio di Maldini per Ambrosini, sterzata ottima del centrocampista, cross in mezzo per Andriy Shevchenko che al volo con il sinistro non lascia scampo a Peruzzi, conclusione angolatissima che finisce nel sacco, è 1-0 per il Milan sulla Lazio, il gol del re dell'est Andriy Shevchenko, la festa del pubblico di San Siro che canta, che è venuto allo stadio per vedere segnare Sheva ed è stato accontentato, sventolano le bandiere rossonere e il Milan è passato dopo il grande squillo con la traversa di Maldini, è arrivato il gol del suo bomber che ha sbloccato tutto al minuto 36, da rimarcare ancora l'ottimo lavoro proprio del capitano e l'altrettanto preziosa rifinitura del centrocampista numero 23. Grandissimo lavoro proprio a deludere completamente l'avversario e poi mettere cross preciso sul quale è arrivata un'ottima coordinazione, eccolo di nuovo qui, pregevole gesto atletico e la festa da parte di Andriy Shevchenko e ovviamente di mister Carlo Ancelotti. Errore della Lazio che adesso sembra essere in difficoltà, Shevchenko che può puntare, Shevchenko fermato secco da Negro che si è mosso con i tempi giusti e gliel'ha scippata via praticamente pulita, forse Shevchenko non si aspettava un regalo così clamoroso da parte della Lazio. Adesso accelera Kakà in mezzo a due, arginato Kakà, ma il Milan sembra aver preso energie positive da questo gol e vuole provare a pestare sull'acceleratore per chiudere subito i discorsi con la Lazio. Dabò. Da capire adesso come reagirà la formazione di Mimmo Caso. Oscar Lopez mette giù con il petto in avanti, dove però non può arrivare nessuno nonostante i cenni d'intesa con i compagni, pallone servito con troppi giri con il piede destro. Dida corto per Nesta. Stam. Maldini. Rui Costa. Nesta. Cafu. Si fa incontro di nuovo Rui Costa, si alza il pallone e alla fine arriva Gattuso ad aiutare, ma il contrasto tra Rui Costa e Liverani viene considerato falloso. Adesso Rui Costa saggiamente si mette davanti al pallone per impedire la ripresa. Lazio che in qualche modo ha trovato il pertugio, ma ha anche trovato sulla sua strada Sandro Nesta. Fase un po' confusa, tanti errori. Adesso anche Ambrosini si guarda indietro e dice ai compagni facciamo attenzione. Il colpo di testa all'indietro per Peruzzi mette un po' di ordine, ma sul fronte laziale, inquadratura stretta per Massimo Odo mentre la Lazio ragiona, pallone lanciato in avanti, ma per Muzzi è vita difficile tra Nesta e Stam, si rialza Roberto Muzzi protestando, ma in mezzo a quei due è veramente difficile passare, coppia che si è formata da poco ma che è composta da giocatori di enorme qualità, di enorme levatura, che possono sicuramente fare grandi cose insieme. Oscar Lopez in avanti per Cesar, arriva Gattuso preciso nel contrasto e
poi triangolazione con Nesta e Cafu, quasi una sorta di torello. Gianni Chedda su Dabo, Oscar Lopez, si accentra il terzino della Lazio, scambia con Liverani, Muzzi dal limite, punizione, pericolo per il Milan. E qui Muzzi invece è stato bravo, lesto nello spostare il corpo e nel subire il contrasto falloso da parte di Stam, marcatura sempre molto molto stretta. Qui ha subito fermato il pallone con il destro, si stava spostando con buona scelta di tempo, con un'idea che ha messo fuori causa Jaap Stam, che ha dovuto usare le maniere cattive. Questa è una punizione davvero molto pericolosa, non a caso, e non parliamo di caso in quanto allenatore della Lazio, ma dell'attenzione che sta mettendo Nelson Dida nel piazzare questo muro davanti a sé. Grande concentrazione di Dabo, di Liverani. Sul punto di battuta c'è anche Oddo. Alla fine calcia Dabo. Pallone spostato per il 6, che ha cercato la soluzione di potenza sul palo difeso da Nelson Dida. Finita molto alta sopra la traversa, anche se Nelson non sembra particolarmente convinto. Arrabbiato anche Mimmo Caso, che sperava quantomeno di inquadrare il bersaglio. Posizione era veramente ghiotta, la punizione centrale su cui è anche difficile per il portiere scegliere come collocare la barriera. Non passa Shevchenko, arriva il fischio di Collina quando siamo negli ultimi scampoli di questo primo tempo, già superato il 40° minuto. Stam torna da Nelson Dida. Nesta chiama il pallone e lo riceve. Buona traccia per Rui Costa, c'è spazio per Maldini. Rui Costa invece si è risposta dall'altra parte. Kakà, Gattuso, Cafu, Gattuso, Ambrosini. Possesso palla prolungato dei rossoneri. Kakà intercettato, bloccato in tackle da Dabo. Poi nuovo recupero di Cafu. Gattuso, Nesta sceglie di cambiare il fronte, ma il pallone è troppo corto per Maldini. La spazzata favorisce comunque Jaap Stam. Ambrosini in avanti per Kakà tra le linee, riesce a recuperare la Shevchenko in mezzo a tante maglie della Lazio. Shevchenko sceglie di riaprire con precisione verso Paolo Maldini, che arma il cross in mezzo. Shevchenko, il 2-0 del Milan. L'ottimo movimento di Shevchenko ad andare a riprendere quel pallone che proprio lui aveva servito a Paolo Maldini. Dopo la girata di sinistro arriva il colpo di testa vincente, sempre nello stesso angolino. 2-0 proprio sullo scadere di primo tempo di Andriy Shevchenko, al sesto campionato con il Milan, come ricorda la grafica, ma soprattutto al secondo gol nella serata di San Siro. Colpo di testa su cui rimane di sale Angelo Peruzzi, non può fare nulla il portiere della Lazio, e la strada verso la Supercoppa italiana diventa in discesa per il Milan, che ancora aggredisce i biancocelesti. Arriva la scivolata, questa volta ad arginare tutto, della Lazio, con Maldini che addirittura prova a scavare il pallone per scavalcare l'avversario, ma la doppietta di Shevchenko adesso ha indirizzato decisamente anche l'umore della partita, le convinzioni di un Milan che non ha di certo bisogno dei gol di vantaggio per avere fiducia nei propri mezzi, ma che con questo 2-0 adesso certifica la sua superiorità in campo. Era pregevole questa triangolazione tra Shevchenko e Maldini, che dimostra assolutamente di non aver dimenticato come si fa il lavoro sulla fascia sinistra, con questi cross invitanti, precisi, che per uno come Andriy sono veramente il pane
su cui andare a mettere gol importanti come questi. Adesso Dida a controllare questa situazione laziale, che non è mai parsa davvero pericolosa. Lazio un po' frastornata, che sta cercando più con l'energia della disperazione di rimanere aggrappata alla partita che con reale convinzione sta uscendo, a differenza di tasso tecnico in questo momento della partita. Negro per Oscar Lopez, arriva da Boa ad aiutare, pallone insidioso, un minuto di recupero in questo primo tempo con il Milan che ruba un altro pallone. Shevchenko per Kakà, la parata di Peruzzi, ancora Kakà, palla alta sopra la traversa, occasione per il Milan di fare addirittura 3-0 con la doppia conclusione di Riqui Kakà, prima murata da Peruzzi e poi finita alta sopra la traversa. Scambio con Shevchenko, prima botta, prima parata di Peruzzi e poi secondo destro che finisce alto. Ci ripensa Kakà e il Milan che stava proprio negli ultimi secondi andando a fare un 3-0 che avrebbe molto probabilmente scritto una parola molto vicina a quella della fine per la Supercoppa Italiana 2004. Arriva il duplice fischio di Collina, davvero un buon primo tempo per il Milan che va negli spogliatoi con il doppio vantaggio, la firma duplice di Andriy Shevchenko. Ultimi controlli prima della ripresa di Milan-Lazio, edizione numero 17 della Supercoppa Italiana. Milan in vantaggio per 2-0 dopo il primo tempo grazie alle reti segnate da Andriy Shevchenko al minuto 36 e al minuto 43. Non ci sono sostituzioni né da una parte né dall'altra, mentre Sheva fa gli ultimi esercizi di stretching prima della ripresa. Sue le due firme che fino a qui hanno indirizzato con decisione il match dalla sponda rossonera. Ci sono stati alcuni riscaldamenti nel corso dell'intervallo, ma fino a qui né da una parte né dall'altra si è scelto di cambiare nulla. Vedremo se soprattutto Mimmo Caso andrà a sostituire qualcosa nella Lazio, che proverà l'assalto al diavolo nel corso dei secondi 45 minuti in una coppa che fino a qui sarebbe di proprietà rossonera, mentre vediamo anche altre assenze come Pancaro, come Seedorf, che non sono a disposizione per la gara di questa sera che ricomincia in questo istante con il calcio d'avvio del secondo tempo dato dalla Lazio, che ha subito molto soprattutto nell'ultimo quarto d'ora. Milan che ha legittimato il vantaggio anche con altre due occasioni molto ghiotte, una prima della doppietta di Shevchenko con la traversa di Paolo Maldini e l'altra con un doppio tiro di Kakà sul quale si è opposto prima Peruzzi e poi l'errore dalla media distanza proprio del brasiliano, che non ha inquadrato lo specchio della porta. Milan che prova subito a ripartire sulla stessa onda del primo tempo, doppio sombrero di Cafu che va al tiro, palla sul fondo. Se il secondo tempo doveva iniziare con un'idea di come andrà la partita, Cafu ha subito messo le cose in chiaro. Grande occasione per il brasiliano, ottima la percussione con il doppio pallonetto per eludere l'avversario, non buonissima la conclusione con il sinistro, però azione che va rimarcata come assolutamente pregevole, mentre Gattuso insiste e riesce a vincere il duello portando a casa una rimessa laterale. Maldini tocca corto per Gattuso, scende di nuovo Cafu, avvicino sia Shevchenko che Kakà, praticamente in un fazzoletto, due dei tre avanti rossoneri di questa sera.
Shevchenko. Cafu al cross sul secondo palo, dove Negro riesce a prolungare la traiettoria. Kakà vuole battere veloce, serve Maldini. Pallone verso Ambrosini, ma il duo che ha costruito l'asse vincente per il primo gol di Shevchenko questa volta non riesce a impensierire la Lazio, con Peruzzi che ha rinviato lunghissimo, dove Nesta subito allontanato. Cesar, intercetto in scivolata di Ambrosini, poi continuano i duelli nella zona nevralgica del campo. Zauri, Oddo contro Maldini, vince il capitano rossonero che recupera benissimo il pallone e lo gioca con i compagni. Rui Costa torna da Paolo Maldini sull'out di sinistra. Kakà, adesso il Milan può anche gestire il doppio vantaggio, non deve chiaramente avere troppa fretta, mentre negli spalti tra le due tifoserie ci sono un po' di scaramucce, partita che rimane sicuramente viva sul piano del tifo. Milan che invece vuole addormentarla di più. Si lamenta Muzzi per questo fallo fischiato sui danni da Pierluigi Collina, mentre sembra essere pronto all'ingresso in campo Paolo Di Cani, uno dei tanti ex dell'incontro che dunque farà parte di questa seconda frazione. Fa allora di Dabo su Cafu e punizione, gamba decisamente alta, poi colpisce addirittura con l'altro piede Cafu che viene letteralmente abbattuto da Ousmane Dabo. Cafu che torna indietro perché fungerà da elemento difensivo in questo calcio di punizione. Rui Costa sul punto di battuta, c'è una barriera di tre uomini della Lazio comandata da Liverani. Parte la battuta di Rui Costa, allontana Fernando Couto e sarà calcio d'angolo. Dentro l'area di rigore, parte il traversone, allontana Cesar, recupera Kakà che con la testa sponda all'indietro proprio per l'ultimo uomo Cafu. Ambrosini alza la testa, cross in mezzo verso Thomasson, palla che rimane ancora viva con Oddo che va a duello con Kakà, di fatto gli salva il pallone. Kakà dentro l'area di rigore, un dribbling, tiro cross sul secondo palo che per poco non viene convertito in qualcosa di più. Cafu in avanti, è rimasto a terra Rino Gattuso, scivolata poi della Lazio. Gattuso dolorante alla gamba destra, abbastanza evidente anche la sua gestualità, vanno a sincerarsi le sue condizioni in questo contrasto con Dabo che gli ha rifilato un pestone. Arrivano i sanitari con la barella per Rino Gattuso. Momento di apprensione, qui Shevchenko aveva tenuto in gioco una palla tesissima, crossata da Kakà, grande pericolo, un tiro cross che l'ucraino aveva rimesso in mezzo, generando un'altra situazione di pericolo. Nulla di fatto, ma Milan che ha cominciato molto bene anche il secondo tempo. Esce sulle sue gambe Rino Gattuso, questa è sicuramente una buona notizia per il Milan, che dunque giocherà questo corner con l'uomo in meno, ma con Gattuso che sarà pronto presto a rientrare. Ancora indicazioni di caso per Paolo Di Canio, che probabilmente vedremo tra poco. Cross teso che viene liberato da Oscar Lopez, dove però ci sono soltanto maglie del Milan. Cafu e Nesta. Da Cafu a Maldini. Gattuso che è rientrato in campo. Può scendere Gattuso, salta Oddo, cross in mezzo, allontana la Lazio, che si conferma in un momento di difficoltà, a cavallo tra i due tempi, sta soffrendo molto il Milan.
piove qualcosa dagli spalti intanto, cross in mezzo, prova a colpire Ambrosini, palla che finisce sul fondo, si è visto distintamente un oggetto volare in campo, un accendino che viene anche inquadrato. Si ripartirà con il rinvio di Angelo Peruzzi che va a lunga gittata nella metà campo rossonera. Colpisce appena il pallone Nesta, alza la traiettoria Cafu, poi Ambrosini. Lazio cerca di rimettere un po' di ordine con Dabo, scambio tra i due centrali difensivi, Negro e Couto. Dabo intercetta Shevchenko, sempre prezioso, forse è... Il pallone gli ha battuto anche nella bocca dello stomaco, quindi un po' di difficoltà adesso per Sheva che si è piegato su se stesso. Si rialza da solo, sportivamente la Lazio aveva messo palla fuori, adesso si verificano le condizioni di Shevchenko, sì, una pallonata proprio in pancia che risulta molto dolorosa, che spezza il fiato, che ha costretto l'attaccante numero 7 a... momento di sosta. La Lazio è stata molto sportiva e ha buttato palla fuori, adesso subito restituita. Scambio tra Dabo e Liverani. Cesar, finta di cross, poi parte traversone, non perfetto il cross del 10. Gattuso, bene a far salire Maldini. Palla del 3 per Jøndal Tomasson che si accentra, poi sbaglia completamente la misura del passaggio, regalando di fatto la sfera a Liverani. Dabo cambia di nuovo il lato, sbaglia tutto proprio a metà campo. Errori gratuiti sia di Tomasson che di Dabo nelle ultime due sortite da una parte e dall'altra. Kakà per Nesta, molto elegante per Gattuso. Shevchenko, Kakà, pallone di ritorno per Shevchenko che entra dentro l'area di rigore. La scivolata determinante ad evitare che il diagonale sinistro di Sheva potesse rotolare verso la porta. È un Milan veramente arrembante. Bellissima la giocata di Kakà con il tacco a favorire la corsa di Shevchenko. E diagonale che viene ribattuto dalla Lazio. Milan che ormai è in assoluto controllo del match. Shevchenko al lancio per Kakà, anticipo di Zauri, costretto a costanti ripiegamenti difensivi. Ormai una Lazio schiacciata che riparte in contropiede, dovrebbe essere forse il contrario, ma il Milan è troppo arrembante per stare nella sua metà campo. Ora questo cross diventa preda di Peruzzi che lo scaglia via dalle mani con una gestualità che fa capire anche un pizzico di frustrazione. Gianni Chedda, Dabo, apre per Oddo, Liverani, servizio di ritorno per il 22 che finta il traversone, poi lavora con Zauri, contrastato da Stam, non si passa. Cambio, pronta la sostituzione con dunque l'ingresso di Paolo Di Canio, mentre ci sono riscaldamenti in corso anche sul fronte milanista, ma il primo cambio lo fa la Lazio di Mimmo Caso, esce Cesar effettivamente in ombra nel match di San Siro, entra Paolo Di Canio che fa parte della lunga schiera di elementi che hanno vestito entrambe le casacche. Per Di Canio la parentesi rossonera dal 94 al 96. Dopo 8 anni in Inghilterra torna dunque nei campi italiani con una maglia italiana. Paolo Di Canio. Gattuso per Maldini. Nesta. Può salire Cafu che scambia con Gennaro Gattuso. Kakà. Esplodono petardi intanto a San Siro.
pubblico rumoroso, oltre 33.000 spettatori a San Siro per la 17esima edizione della Supercoppa italiana. Shevchenko che scambia con Cafu, cross in mezzo, non ci arriva. Jondal Thomason all'appuntamento con la punta del piede, esce Peruzzi e blocca la sfera, cross teso di Cafu, paio di passi di ritardo per Jondal Thomason. Adesso si impegna Kakà con vigore e con il colpo di tacco guadagna la ripresa del gioco per il boato di San Siro. Grandissima accelerazione di Kakà che poi fa carambolare il pallone addosso a Massimo Oddo e guadagna il corner. Milan semplicemente superiore in questa partita alla sua avversaria. Cross sul primo palo, troppo sul primo palo, impossibile la girata verso la porta da parte di Ambrosini. Nulla di fatto in questa occasione, rimane negli occhi sicuramente il vigore, lo scatto di Riqui Kakà mentre si scalda Hernan Crespo, un altro dei giocatori che hanno vestito entrambe le maglie. Crespo alla Lazio dal 2000 al 2002, è arrivato in prestito dal Chelsea sulla sponda rossonera di Milano. Scava il pallone da Boh, interessante per Muzzi con Nesta che giganteggia ancora una volta. Muzzi ha avuto una grande occasione ma ha indugiato quell'attimo di troppo che ha permesso a Nesta di rimettersi avanti. È partito con i tempi assolutamente giusti Muzzi, ma ha rimontato clamorosamente anche Alessandro Nesta. Oddo adesso che prova la conclusione da distanza siderale, palla altissima tra i fischi di San Siro. Cercato tentativo che sa molto di conclusione della disperazione per una Lazio che fa maledettamente fatica a capire quello che sarà l'impatto di Canio sul match. Scende Cafu, ma la palla è uscita. Si è impegnato nella corsa il brasiliano, è arrivato il sorriso del guardalinee anche di Cafu che pensava di avercela fatta. Rilancio Lazio, sponda all'indietro di Muzzi per Di Canio, cattiva intesa tra i due. Attenzione di Ancelotti, riscaldamento di Crespo che potrebbe dunque fare il suo debutto ufficiale con la maglia del Milan. Sponda di Thomason per Kakà, riesce a deludere il pressing di Gianni Chedda. Gattuso, palla allargata per Shevchenko, Shevchenko si accentra e crossa, palla troppo lunga, troppa potenza impressa al pallone da Andriy Shevchenko. Non ha trovato sull'altro out nemmeno il rimorchio di Cafu che in questa azione non era sceso. Superata l'ora di gioco, il punteggio è sempre di 2-0 a favore del Milan con la doppietta di Shevchenko, mentre la Lazio sbaglia. Ambrosini cerca la traccia per la corsa di Shevchenko, si lamenta Thomason. Oddo, sterzata di Oddo in mezzo per Di Canio, pallone di ritorno per il terzino. Liverani al cross, Dida, tutto facile, palla che scendeva veramente lenta e Nelson ha voluto prendersi la responsabilità di uscire. Shevchenko, Maldini, Gattuso, Rui Costa, sventaglia verso Cafu, sempre preciso, duello con Oscar Lopez. Sporca soltanto un attimo il pallone, poi Cafu lo risposta, cross in mezzo, svirgola Negro, ma Cafu sta facendo il bello e il cattivo tempo da quelle parti, mettendo in grande difficoltà Oscar Lopez, debuttante sul fronte Lazio, che sta iniziando a capire tutte le difficoltà del calcio dello stivale. ...9-1 il conto dei corner ed è un'idea di come sta andando la partita. Cross in mezzo per Shevchenko anticipato da Boh, poi Stam cerca di farsi largo come può,
Gattuso fa la foca, poi in rovesciata addirittura serve Cafu per il boato del pubblico. Stam ha provato anche a dare una mano in costruzione, ma adesso si diverte anche San Siro con queste giocate, risperando di vedere altri gol nella Supercoppa italiana del 2004. Giro palla Milan, nuovo Torello su Muzzi che poi si ferma, quasi a dire non posso continuare a correre da solo. Discesa di Kakà, ferma il pallone Kakà, Zauri non riesce a bloccarlo, Kakà riapre ancora per l'ennesima scorribanda di Cafu, padrone della corsia di destra, viene incontro Shevchenko, ringhia su di lui Dabò, Maldini, Rui Costa, Stam, Nesta, possesso palla prolungato del Milan, Nesta che si prende anche un lusso nel dribblare Di Canio e portare palla Ambrosini per Kakà, ma la palla non arriva a Ricchi, ha cercato di fare anche un po' di accademia il Milan, vedendo anche che la Lazio è un po' statica, un po' forse anche stanca, i carichi di preparazione dopo l'ora di gioco è inevitabile che si facciano sentire, considerando che questo è il primo appuntamento ufficiale della stagione 2004-2005. Ci sarà poi tutto un campionato da giocare, tutte le competizioni europee, la Champions per il Milan, la Coppa UEFA per la Lazio. Di Canio si accentra ma finisce in mezzo a tre maglie, Gattuso corre con generosità, Gianicheda in anticipo, Oddo scava il pallone per Zauri, ma c'è Maldini. Lavoro di Gattuso per Shevchenko, Kakà, può distendersi il Milan con Kakà, l'accelerazione del 22, Kakà, poi sbaglia tutto perché sulla pressione di Couto c'è Peruzzi che riesce ad addomesticare la palla, a farla sua, poi Gattuso, Rui Costa avanza, Rui Costa pensa anche al tiro, Rui Costa riesce a far filtrare il pallone, aveva preso un po' in controtempo Thomason, che forse quel pallone non se lo aspettava più, ma che adesso se lo ritrova, lo lascia a Cafu. Rui Costa cerca di giocare il pallone di ritorno, poi mette il traversone in mezzo di prima intenzione, la recupera Shevchenko, è un monologo del Milan adesso. Maldini, cross in mezzo, non ci arriva per un soffio Yon dal Thomason, e rivediamo la girata di Rino Gattuso che ha fatto la foca fino un attimo prima. Quanta generosità per il numero 8. Oddo in avanti, Maldini, Rui Costa, Gattuso, Cafu. Gattuso se ne va via. Kakà, di nuovo Gattuso, Shevchenko, Ambrosini, sale Cafu, si gioca ancora invece lì in mezzo, poi Cafu era chiaramente in fuorigioco, giocato con un tempo di ritardo questo pallone da Rino Gattuso. Riparte la Lazio, prova a lavorare il pallone di Canio, c'è un altro cambio pronto sempre tra le fila di Mimmo Caso, e c'è il Milan che portato via un altro pallone. La Lazio adesso non riesce praticamente più a giocare in fase offensiva, il Milan invece vuole aggredire, lo fa bene con Yon dal Thomason che ruba il tempo, Thomason cerca un compagno da servire, movimento di Shevchenko, Thomason, poi va alla conclusione, blocca Peruzzi, si è liberato lo spazio per il tiro, ma è stato bravo Thomason sia a guadagnare il possesso sia poi ad aspettare, a cercare una sponda di un compagno che in quel momento non c'era, perché il Milan stava pensando ormai di aver perso la chance, e invece poi ha concluso trovando attento Peruzzi. Bravo Oddo poco fa a tenere vivo il pallone con il tacco. Peruzzi aspetta che la sua squadra salga
e rilancia il più lungo possibile, ma Muzzi con Nesta ne ha prese davvero poche. Dabo. Scende Oscar Lopez. Palla che tutti lasciano sfilare e alla fine diventa di Nelson Dida. Qualche fischio anche dagli spalti. Lazio che davanti è stata veramente poca cosa. Merito anche della difesa rossonera, che ha subito trovato grande intesa con questo quartetto Cafu, Nesta, Sdam e Maldini. Cafu mette il cross, Shevchenko con la testa, stava diventando quasi un assist. Allontana la Lazio con Negro. Di Canio, ci sono tante maglie rossonere. Di Canio che subisce il contrasto falloso di Cafu e quantomeno evita l'ennesima ripartenza. Colpo di testa di Shevchenko che stava per innescare Thomasson. L'anticipo determinante su Yondal Thomasson, che avrebbe potuto battere praticamente a porta vuota quello che sarebbe stato un facile tap-in. Rui Costa. Cafu. Gattuso. Rui Costa. Stam. Dida. Mina che adesso gestisce il possesso senza fretta, con eleganza però, come in questo caso con Rui Costa. Shevchenko all'indietro per Maldini. Rui Costa aveva fintato di giocare il pallone per Cafu, idealmente aspettato il movimento di Kakà con il pallone che non è arrivato a Riki. Stam nuovamente in anticipo su Muzzi, a cui probabilmente verrà un gran mal di testa dopo questa serata, considerando la difficoltà avuta in mezzo a quei due. Lo sguardo concentrato di Di Canio, entrato però in una fase del match molto difficile. C'è un giocatore della Lazio piegato su se stesso, ma la Lazio gioca. Situazione anche abbastanza tipica, con poi Muzzi che è finito a terra. La ripresa del gioco è a favore del Milan per il fallo su Stam. Sono anche un po' abbassati i ritmi proprio in virtù dei carichi di preparazione. Il Milan sembra comunque avere molta più benzina. Stam per Maldini. Kakà. Contrasto falloso di Zauri, che non sembra convinto del fischio, mentre qui c'è il braccio largo da parte di Roberto Muzzi di qualche istante fa. Caso in piedi davanti alla sua panchina, sta pensando come riaprire questo match. Missione difficile per quello che si è visto fino a qui. Con un solo proprietario del campo che risponde al diavolo rossonero del Milan. Ambrosini, la sponda di Thomasson per Shevchenko, scende Maldini, cross deviato. Spazza la Lazio, che finalmente per parte laziale trova Muzzi che sponda con Di Canio. Di Canio ancora, palleggio del numero 9. Nesta vorrebbe la rimessa, infatti la ripresa è del Milan. Di Canio lamentava un tocco che però non c'era, esagerato con la tecnica individuale. Adesso anche Maldini prova ad alzare il pallonetto, ci si prende qualche licenza, la partita sembra sui binari corretti, c'è qualche giocatore che vuole far vedere anche qualcosa dal punto di vista individuale. Adesso Stam a contrasto con Muzzi, che si lamenta chiedendo l'ultimo tocco da parte di Jaap Stam. Dida ha lasciato scorrere la ripresa, ecco, una rimessa dal fondo.
lancio preciso nella zona di Kakà, che addomestica con il petto. Ottima la sventagliata di Dida. Kakà fino in fondo, Kakà in mezzo. Peruzzi anticipa tutto. Grande giocata di Ricky Kakà. Pallone già perso dalla Lazio, che è in totale confusione. Ambrosini, Rui Costa, Cafu in mezzo. Pallone che arriva dalle parti di Gattuso. Contrasto di Oddo, che si guarda intorno. Sorriso amaro, beffardo di Massimo Oddo, che capisce che c'è poco da stare allegri. Maldini pronto al traversone, che taglia tutta l'area. Stop con il petto Cafu. Milan riversato nell'area di rigore della Lazio. Cross di Cafu respinto. E altra rimessa laterale in chiave offensiva per i rossoneri, che a questo punto meriterebbero anche qualcosina in più. Mentre è pronto Hernan Crespo. Dunque, altro debutto in casa Milan, con un altro ex pronto a scendere in campo. Maldini lascia il pallone a Rui Costa. Shevchenko su Ricky Kakà. Avanza Kakà, intercetta solo per un attimo Di Canio. Ambrosini, Stam, Nesta. Lavora il pallone Rui Costa. Nesta, Gattuso. Nesta, avanza Nesta passando in mezzo a due. Gattuso fa girar palla il Milan, recupera la Lazio. Maringhi, ancora il Milan che la porta via con Shevchenko. Ancora Shevchenko, entra dentro l'area. Shevchenko passa in mezzo a due. Shevchenko insiste, l'ucraino, con grande caparbietà. Ambrosini, colpo di testa di Cafu che non arriva dalle parti di Ambrosini. Non riesce a finalizzare il Milan, ma è proprietario del campo con Nesta che anticipa seccamente. E serve per Cafu, tiro di Cafu e parata di Peruzzi. Dopo tanti cross, Cafu ha provato a mettere la sua firma sulla partita. È arrivata la risposta di Peruzzi, che chiama i suoi, capisce che c'è il rischio adesso di fare una brutta figura. Pronto Hernan Crespo ad entrare. Applausi del pubblico di San Siro per Jordan Thomason, che lascia il campo a un quarto d'ora dal termine. Debutto ufficiale per Hernan Crespo con la sua nuova maglia. Intanto si gioca con questo pallone che carambola nella zona di Ambrosini. Cafu. C'è tutto il Milan praticamente al di là di Dida ad attaccare nella metà campo della Lazio per chiudere la partita. Maldini per Kakà. Si accentra Kakà. Shevchenko cerca il tacco di ritorno Crespo come sua prima giocata, a sensazione, ad effetto, che non arriva però a destinazione. Sbaglia tutto la Lazio, che adesso è quasi nel panico. Cafu, Gattuso, pallone in mezzo, cerca di lavorarlo Ambrosini con una sforbiciata. Shevchenko! 3-0 del Milan con Andriy Shevchenko. Tripletta per l'ucraino numero 7. Che gol al volo! E completa il repertorio di una partita pazzesca. Primo gol di sinistro, secondo di testa e terzo con il destro. Il re dell'est ancora segno. Questo assist di Ambrosini è sicuramente meno volontario del precedente, quello del primo gol, ma bellissima la girata con il destro, stilisticamente e balisticamente perfetta di Andriy Shevchenko sul primo palo. Peruzzi nuovamente di sale ed è il gol del 3-0 ed è la prima storica tripletta in una finale in una Supercoppa italiana. Record
della manifestazione per Andriy Shevchenko. E Lazio, che adesso anche un po' rassegnata, effettua un cambio con l'ingresso di Sannibale per Couto. Esce anche Ambrosini, autore di un'ottima prova con un assist voluto e un gol propiziato. Nuovo debuttante, si tratta di Vikas Dorazo, centrocampista ex Olympique Lione, francese di origini mauriziane, che dunque era la sua opportunità per mettersi in mostra in gare ufficiali con la maglia del Milan. Traversone di Zauri, esce Nelson Dida, sicuro, senza Fanny. Servito Rui Costa. Maldini. Dorazo, uno dei suoi primi palloni toccati, cerca di farlo passare in un pertugio complicato, non passa, poi lo recupera bene e lo giostra al servizio di Alessandro Nesta. Gattuso per Kakà. Pallone sbagliato di Ricky, che poi in pressing commette anche fallo generoso. Kakà, che aveva sbagliato la misura del passaggio, ha cercato subito di recuperare palla ma non ce l'ha fatta. Gattuso adesso, sponda di Crespo, sale Cafu, mette in mezzo, curato anche fisicamente Hernan Crespo, che dà il 5 con Sannibale. E Milan ancora all'attacco. Volti della Lazio, affaticati, anche un po' delusi evidentemente da come sta andando la partita. 11-1 il computo dei corner, che continua a salire. Scaramucce tra Crespo e Sannibale, risolve tutto Angelo Peruzzi, impresa sicura su questo cross. Ancora Peruzzi che lascia trasparire qualcosina di una partita non proprio perfetta della Lazio, con Serginho in riscaldamento, che dunque dovrebbe essere l'ultimo cambio sul fronte rossonero dopo gli ingressi di Hernan Crespo e di Vikas Dorazo. Dida sbuccia il pallone, Dida, errore abbastanza grossolano con Zauri che può concludere, e Dida che in due tempi la blocca. Pasticcio qui di Nelson Dida, momento di calo di concentrazione che non ci deve mai essere, ma magari sul 3-0 con una decina di minuti, poco più, al finire del match è anche comprensibile, considerando un 3-0 e un monopolio assoluto della partita di questo Milan. Pallone filtrante per Shevchenko che non ci arriva. Chiamano il fuorigioco quelli della Lazio. Shevchenko se la ride, e non potrebbe essere altrimenti dopo una magica tripletta. Si riprende con Peruzzi che gioca il pallone sulla sinistra. Lazio che nel secondo tempo è quasi sparita dal campo. Zauri, Oddo, Di Canio. Oddo si accentra, Oddo cerca Di Canio, trova invece Manuel Rui Costa, che si gira molto bene, con eleganza e poi con astuzia a guadagnare la rimessa in gioco con le mani, sempre molto prezioso in cabina di regia. E all'Olimpiade di Atene c'è un certo Andrea Pirlo che tornerà ad aiutare i compagni, quindi da quelle parti non manca sicuramente la qualità. Da Bo per Liverani, c'è Stam a mettere giù il pallone. Dorazo si gira, poi subisce il tackle di Da Bo. Efficace il numero 6, che poi anche ha battuto Dorazo, ma
solo rimessa laterale con Stam che non va troppo per il sottile, sparacchia il pallone in avanti. Gianni Chedda. Oddo, c'è traffico all'altezza della linea di metà campo, sta per arrivare probabilmente un altro cambio. Poi in avanti servita per Kakà che viene anticipato da Negro, poi Nesta ancora con autorevolezza, ottima la partita. Pronto Serginho e ad uscire è Hernan Crespo. Debutto decisamente particolare per Hernan, che evidentemente lamenta qualche fastidio e si sta spiegando adesso con lo staff del Milan. Chiaramente non il miglior debutto per l'attaccante numero 11, che si tocca la gamba e dunque problema fisico che va un po' ad inficiare l'apporto di Crespo, con Serginho dunque in campo a supporto di Andriy Shevchenko. D'altronde non c'erano grosse scelte sul piano offensivo, considerando che in panchina Carletto Ancelotti poteva disporre, al di là di Serginho, di Abbiati, Calazzi, Costa Curta e Brocchi, altro ex laziale. Ma in una parentesi successiva, 2008-2013, possesso palla nettamente a favore del Milan, 35 minuti e mezzo di possesso palla per i rossoneri, davvero tantissimi minuti in più rispetto alla controparte laziale, che ha subito sia il gioco sia il possesso palla. Adesso deve subire anche Serginho, che in quanto a velocità chiaramente non ha nulla da invidiare, anzi metterà in grande difficoltà la Lazio in questo finale. Gianni Chedda, Oscar Lopez, Dabò, lungo lancio, colpisce Stam, la cerniera difensiva del Milan ha concesso poco e nulla, al di là di quella svirgolata di Dida di poco fa, i pericoli corsi sono stati veramente, veramente pochi. Dorazò, pallone su cui non arriva Shevchenko, poi duello prolungato che vince bene Sannibale. Occasione Lazio che vorrebbe rendere meno amaro il passivo. Dorazò in scivolata perde il duello con Zauri che scava il cross per Di Canio. Palla impattata malissimo, doveva essere un tiro, diventa un controcross per Oddo che la rimette in mezzo. Stam allontana, prima fase di difficoltà per i rossoneri, poi conclusione di Dabò deviata, attenzione pericoloso, uno contro uno, ma Dida dice di no a Zauri e anche lui allora si iscrive alla partita come protagonista. Grande parata con il piede di Nelson Dida su Zauri dopo questo tiro murato da Nesta dalla distanza di Dabò, uno contro uno, il piedone destro di Nelson Dida ad evitare il gol della bandiera per la Lazio. Gol, quella che sarebbe stata forse una speranza effimera, considerando che il Milan attacca di nuovo con Cafu, respinge Peruzzi e la Lazio si salva ancora. Cafu adesso cerca il gol. D'altronde l'attaccante questa sera ha segnato, e come, adesso vogliono la gloria anche gli altri. Oddo per Zauri, il più pericoloso a questo punto dei suoi, quando mancano 4 minuti, salvo recupero, 4 minuti che separano il Milan dalla quinta Supercoppa italiana, l'ultima nel 94, quindi a 10 anni di distanza da quel pareggio 1-1 con gol di Gullit e poi successiva vittoria per 5-4 ai calci di rigore. Sarebbe il quinto successo per i rossoneri. Fa segno un indurimento Hernan Crespo alla sua panchina. Forse questa è l'unica brutta notizia di una serata invece assolutamente bella, assolutamente dolce. Conclusione dalla distanza
questa punizione della Lazio che si spegne abbondantemente sul fondo. Aveva toccato Di Canio per Muzzi, scivolata protettiva di Gattuso che non è servita perché la palla è davvero andata molto molto lontana. Rilancio di Dida con Caso che ha richiamato qualcuno ed evidentemente vuole dare una piccola passerella a qualcun altro dei giovani a sua disposizione in panchina. D'altronde ormai è rimasto poco tempo, c'è più poco da fare dal punto di vista tattico considerando il solco segnato dai 3 gol segnati dal Milan. Magari può essere la chance per mettere qualche minuto prezioso come esperienza, come momento di crescita per qualche ragazzo. Oddo fino in fondo, sterza su Doraso. Oddo, tiro cross. Nulla di fatto, si spegne sul fondo, pronto con il numero 34 Corsi, che subentra al posto di Giuliano Giannichedda, ventenne emiliano Corsi. Giannichedda che esce anche affaticato, zoppicante, forse per il cramp, insomma, siamo pur sempre al 21 di agosto. Anche lui si spiega con la panchina per il suo momento di difficoltà dal punto di vista muscolare. Serginho si gira con grande agilità, taglia il campo Serginho, poi risterza, pallone profondo per Shevchenko, Shevchenko dentro l'area, Shevchenko, palla in mezzo. Aveva voluto essere altruista Shevchenko dopo la sua tripletta, giusto lasciare magari spazio anche a qualche compagno in questi ultimissimi secondi di match. 12° corner per il Milan, statistiche che sono tutte a favore del diavolo che sbaglia tutto però nella gestione di questo pallone dalla bandierina. Un'occhiata anche all'orologio per Pierluigi Collina. Doraso, Maldini, Gattuso, Gattuso in mezzo a due, Gattuso si avventura, finisce a terra, si rialza Rino Gattuso, un po' perplesso Zauri. 30 secondi al termine del match, punizione a favore del Milan, forse una delle ultime chance del diavolo anche di calare il poker. Applausi pubblico di Fede Laziale all'indirizzo di Giuliano Giannichedda che abbandona il terreno di San Siro. Stam, Rui Costa, e arriva il triplice fischio di Pierluigi Collina. L'edizione 2004 della Supercoppa Italiana viene vinta dal Milan al 5° successo nella storia, l'albo d'oro della manifestazione tra la vincitrice dello scudetto e la trionfante della Coppa Italia. Vince il Milan che aveva dominato la stagione regolare precedente e in qualche modo vendica anche quella che era stata l'eliminazione proprio nella semifinale giocata in gara doppia nella Coppa Italia proprio contro la Lazio. Sventolano le bandiere rossonere per festeggiare il trionfo che apre nel migliore dei modi l'annata 2004-2005. Viene allestito il palco per i festeggiamenti, una nuova coppa, un nuovo trionfo che premia la formazione di Carlo Ancelotti e soprattutto premia Andriy Shevchenko, che si può vantare da questa sera di un nuovo record, l'unico ad aver marcato 3 gol in una unica partita di Supercoppa Italiana.
grande partita da parte sia dell'attacco con Shevchenko mattatore, con ottime giocate da parte di Ambrosini, autore di un assist e mezzo. Una grande partita anche dal punto di vista del contenimento difensivo, con Nesta e Stam che non hanno concesso niente, Cafu e Maldini che hanno spinto tantissimo offrendo giocate di qualità, Cafu sfiorando anche il gol, Maldini servendo l'assist per il 2-0 di testa di Andriy Shevchenko. Scambio di cortesie tra le squadre, è stata una partita anche molto molto sportiva, con nessun giocatore finito nell'elenco dei cattivi, nessuna ammonizione da parte di Pierluigi Collina. Gara corretta, gara che ha visto il successo da parte del Milan, che è pronto ad alzare la Supercoppa italiana. Si iniziano a raccogliere le maglie del diavolo, che vanno in primis a ricevere le medaglie per la competizione tra il tripudio dei tifosi. Chiaro che questo spostamento da Tripoli a San Siro ha favorito la presenza di sostenitori, di supporters rossoneri, che così possono festeggiare tra le mura di casa il successo nella settima occasione in cui Milano ha ospitato la Supercoppa italiana. Distribuzione di medaglie per tutto il gruppo rossonero, con il Milan che inizia a sentire il rumore del pubblico, che aspetta soltanto che quella coppa venga sollevata dal capitano Paolo Maldini. Anche qualche scaramuccia per andarsi a piazzare dietro alla coppa, tanti sorrisi, non potrebbe essere altrimenti. Non poteva cominciare meglio con un punteggio così rotondo la Supercoppa italiana, ma soprattutto la stagione del diavolo. Ed ecco che Paolo Maldini alza la Supercoppa italiana edizione 2004. E adesso è davvero tutto, un saluto da Maurizio Ferrari e buon proseguimento con gli appuntamenti di Milan TV.